Andiamoci, ma con massima attenzione, perché la bomba che c'è è una bomba effettivamente. Vi ricordate quando lei minacciava una TNT di migliaia di blocchi? La nucleare, sì. Eccola, si è vista. Ha, diciamo così, materializzato la sua minaccia in tutta la sua intensità. L'ha fatto davvero? Direi di sì. È una sfera abbastanza preoccupante. Ma stai scherzando? Ma è una sfera proprio. Sì, allora, secondo me l'unica cosa buona è che in teoria, ma non proverei. Dove stai andando? Dove stai andando? Io t'ammazzo. Ma se io ho detto non avvicinarsi, mai. Ma secondo male. Te? Ma io stavo guardandoli davanti a me scelta. E non mi vedo passare sto piccione succhiapalle. Una pessima scelta questa. Ma veramente, ma veramente. Sì, ma capito, perché non ti avevo visto, ero ancora a casa. Beh, era un attentato, voce. Secondo me. Veramente. Ma stai, ma tu dove sei? Comunque. Ma io sono sopra una collina. Ah, ecco, sono in quell'accanto. È dall'altra parte. Lì. Non ti avevo visto. Ma ti paga, per favore, un po'. Vabbè, vuoi provare? Dai, paga, modera i tuoi istinti, per favore, anzi sbatto il martelletto perché è vergognosa questa cosa, paga. Quello del giudice. Certo, sei sentenziato a succhiare le palle. Comunque, tipo quella palla. Vedete che... chi ha scorreggiato? No, ho fatto tipo la risata soffocata. No, era la musica. Cosa sta succedendo? Scusate. Quella bomba, occhio e croce. Cico, calcola l'area di quella bomba in blocchi. Allora, guarda, a occhio. Quanti blocchi 500 contiene? 500 metri quadrati. Contiene minimo 23.000 blocchi. Sì, sì, sì. No, 23.000 sono esagerati, sei pazzo? No, guarda, fidati che lo è. Sono di più. No, sono di più. Chat, secondo voi quanti blocchi contiene? Sparate un numero. Secondo me, allora, calcolando che in quella lì ce ne saranno una cinquantina. Mi passi il binocolo un attimo, per favore. Stai zitto. Quantina... secondo me veramente sono 10.000. Sì, la piramide. Pure 20.000, Ma di più, anche è pieno. In chat dicono 50.000, un 35.000 di media, mi sembra di capire. Beh, siamo nuclearizzati, cioè se esplode esplodiamo per 10 minuti. Cosa? Esplode il server. Rimane un cratere gigantesco e questa nuova zona ce la possiamo anche dimenticare. Tieni il vabbè, dai. Devo calcolare meglio. Oh, grazie mille, più bang proprio, grazie. Sono contento che tu sia felice. È l'importante che sia felice. Comunque, quel bombone là sopra, bisogna fare in modo che non esploda mai. Io adesso faccio un sopralluogo. Io, che sono un artificiere. Voi state lontani. Tolgo l'arco con flame dall'inventario. Anche gli accendini. Non ne ho accendini. Ok, adesso faccio un volo. Mi appropinquo. Ma è la fine se esplode, davvero. Mi appropinquo, No, sopra non so, Appollaiati, secondo me si può. Mi sono appollaiato, è tutto vetro. Ma c'è del vetro? Tutta, completamente rivestita di vetro. Questo è probabilmente l'ha fatto per evitare esplosioni accidentali. Ho fatto il calcolo, sono 43.000. Dubito che tu abbia potuto fare il calcolo preciso con quello che hai visto. Perché non si è vista il raggio giusto. Però. Ma sbaglio, è bucata al centro? È bucata al centro per far passare i raggi dei beacon. Da cui io, se vi ricordate, mi lanciavo. Aia, e ora non così. Posso farlo. No, lo posso fare ancora. Stavo per morire. Perché l'hai fatto? Guarda se c'era un interruttore. Guarda, un filetto lì. Hai rischiato tantissimo. Hai fatti. Era il fail del fail, quello. Vabbè, non è successo. Però tutto ciò rende un bellissimo, una bellissima visione. Che io adesso posso salire, scendere e passare attraverso un tunnelone. Guardate, di bombazze. Poi pensi che sia sopra casa tua e quindi lì non è molto rassicurante. Non ridi più dopo. No, non sto ridendo più, infatti. Mi inquieta abbastanza questa cosa. Beh, direi che a questo punto 2 più 2 vuol dire che dobbiamo sfidarla. Sfidarla? Non lo so. Allora. Aspetta però, fai che se vinci deve toglierla. Cioè, una condizione. Ma non lo farà mai. No, beh, secondo me lo farà. Perché scusa, cioè, sta bomba è arrivata proprio al momento in cui lei mi ha sfidato a fare questo uno contro uno nel libro. Quindi in teoria va da sé che se vince lei la fa esplodere. E se vinco io la toglie. Vabbè, no? Io ci spero, Se sei dittatore puoi comandare, cioè. E poi qualcosa. Devi avere anche tu dei vantaggi. Qual è il mio vantaggio? Di non farmi esplodere la casa? Esatto. Bel vantaggio. Vabbè, il vantaggio è che diventi dittatore. Ah, no, non si rifanno le elezioni. Ah, no, ma sei già. Ma perché devo morire un'altra volta, deficiente? Ma cosa stai dicendo? No, sono tutto rotto. Il vantaggio è che volta non sei morto. Tu prendi la sua spada. Ecco cosa volevo dire. Io pensavo che tu avessi la spada nella corona. Mi sono confuso tutto. Che poi è una katana, poi. Vabbè, una spada è una cacetta. Ma scusate, volete parlare. No, va bene, è partito un dibattito di calcio. Cioè.